Il sindaco di Pescara Luigi Alboremascia esce rafforzato dal direttivo di sabato scorso del Popolo della Libertà, vertice a cui hanno partecipato tutti i maggiorenti del partito a livello provinciale e regionale. Un incontro voluto per fare il punto della situazione sull'azione di governo comunale, provinciale e regionale. A comunicare gli esiti della riunione il senatore Pastore, in visita questa mattina al comune di Pescara, che ha voluto esternare il suo pensiero e quello del partito, ribadendo massima fiducia nell'operato dell'amministrazione pescarese, supportata convintamente da tutto il PDL. Io credo che sia importante che i nostri amministratori, che stanno lavorando, facendo scelte anche impegnative e difficili, si sentano sostenute dal partito anche in modo ufficiale, pubblico, e quindi la riunione di sabato, che poi segue un'altra fatta 15 giorni prima, va su questa linea. Dragaggio, nuova sede regionale a Pescara, opere pubbliche, area di risulta e piano traffico sono solo alcuni dei temi snocciolati dal senatore, che ha ribadito come l'impegno e le idee dell'amministrazione comunale siano sempre condivise e supportate dal più grande partito di maggioranza, il PDL. Tempi certi e azione concreta, ha assicurato Pastore, allontanando le polemiche sollevate dal capogruppo Lorenzo Sospiri proprio sulle opere pubbliche e il presunto immobilismo del sindaco Mascia. Immobilismo, io non ho mai ritenuto questa una caratteristica della giunta Mascia. I problemi sono stati tanti e sono ancora tanti, però è opportuno che l'amministrazione proceda con i piedi per terra. Ci sono stati problemi di organizzazione della struttura, problemi di carattere economico-finanziario, problemi di carattere anche di applicazione di disposizioni legislative, il patto di stabilità che si è inasprito, trasferimenti ai comuni ridotti, cioè una serie di questioni che hanno condizionato e continueranno a condizionare l'amministrazione cittadina. Intanto nel Consiglio Comunale odierno spazio per alcuni temi importanti, tra cui i parcheggi sulla strada parco. Presentata e votata una mozione dell'opposizione, condivisa anche dalla maggioranza, che vieterà di ripetere l'esperienza dei tanto contestati parcheggi sulla strada parco, anche perché secondo i piani del Comune a breve dovrebbe essere attiva la filovia, una rivoluzione che si inserisce nel piano traffico annunciato dall'assessore alla mobilità Fiorilli, che tra le altre cose prevede la pedonalizzazione del passaggio del filobus anche su Corso Vittorio. Abbiamo prodotto un documento che adesso verrà votato da tutto il Consiglio Comunale, e chiediamo anche che venga attuato un piano traffico compatibile proprio con appunto il rispetto della qualità della vita. Noi stiamo lavorando anche con l'ostruzionismo solo ed esclusivamente nell'interesse della qualità della vita dei cittadini di Pescara.